Grazie Luisa. Intanto vorrei, essendo Pia Social un'associazione nazionale radicata su tutto il territorio, dirimere una questione. Ieri a tavola, mentre assaggiavamo i prodotti tipici locali, cioè lattuga con contorno di strangozzi, di salumi e di carne chianina, si è diffuso un dibattito se sia meglio il cioccolato piemontese o quello perugino. La tesi piemontese era che i perugini sono stati bravi nel marketing del romanticismo, ma il miglior cioccolato è il loro. Io mi permetto, anche per dovere di ospitalità, di dire che se mangio una barretta di cioccolato Venchi mi sento un manager, ma è impagabile la sensazione di dolcezza e di contatto con i migliori sentimenti che viene dal bacio perugina. E detto questo, fatto che dovevo ad una discussione che è rimasta aperta, voglio iniziare ricordando che la legge che noi cerchiamo di cambiare ha ancora oggi moltissimi nostalgici, come se chi vuol cambiare qualcosa disconoscesse quello che è stato fatto. Non è così. Nella relazione di accompagnamento al documento di indirizzo che abbiamo presentato a metà giugno, io ho chiarito, ed è una condivisione che voglio qui rendere pubblica e nota, che quella legge è una pietra miliare, non saremmo qua senza la legge 152.000. Però 20 anni fa, esatti, il 9 giugno, 2000, 9 giugno 2000, eravamo in un'epoca completamente incomparabile con quella attuale, non solo perché eravamo nel mezzo del giubileo, il portiere della nazionale era Toldo, e David Trezeguet ci dava un grande dolore nella finale con l'Olanda, ascoltavamo It's My Life di Bon Jovi e da che punto guardi il mondo tutto dipende. 20 anni fa la ministra Dadone aveva 15 anni e sarà anche per questo che appena è arrivata ha pensato che se la comunicazione non è digitale, non è. Se la pubblica amministrazione non è digitale, non è. Il digitale non è una scelta, è un obbligo morale, comportamentale, io direi persino etico. Se vogliamo parlare davvero ai cittadini e non più solo dei cittadini, se vogliamo che le leggi entrino nella vita quotidiana che è fatta di servizi, il digitale è il veicolo dei servizi. Si parla del digitale come un terreno freddo, ma io vedo veramente che la freddezza è tutta nelle frasi standard della attuale comunicazione pubblica istituzionale, non è di mia competenza. Che calore ci vedete in questa frase? La metto in attesa, provi a richiamare. Un'infografica che racconta cosa fare davanti a una pandemia, un dialogo social o una storia su Instagram hanno il calore di una mano tesa. Restituiscono la passione civica di chi, e io l'ho potuto testimoniare come tutti noi, ha lavorato in questi mesi senza orari né feste, senza 1º maggio né 8 marzo, perché l'unica festa è stata quella di vedere che un volgo disperso, per usare un'espressione della nostra letteratura, grazie alla comunicazione diventa e si sente stato. Fredda è la separazione in casa della 150 che prevedeva uffici che non si parlavano, che per qualche strano mistero dovevano fare comunicazione ognuno a casa sua, l'ufficio stampa, l'URP, il portavoce. La sua pretesa di fare da maestrina perché doveva illustrare le leggi ai cittadini, questa era la vocazione della comunicazione pubblica 20 anni fa. Quindi possiamo dire didattica a distanza e niente assembramenti, 20 anni prima e senza gli obiettivi di oggi. La trasformazione digitale invece ci proietta in una condizione completamente diversa, ma dobbiamo avere la capacità di leggere questo tempo. Se noi pensiamo che la pandemia è solo un brutto sogno, non stiamo capendo nulla di ciò che sta accadendo. Noi siamo in un incidente molto grave e pericoloso della storia dell'umanità che stiamo riuscendo a gestire proprio grazie ad una rivoluzione che è quella digitale che è in corso. Io non so se vi sia una visione di governo adeguata a questa sfida o se siamo di fronte ad un ceto che cerca soltanto di difendersi da una contingenza per tornare poi a fare quello che si faceva prima. Qualche segno positivo c'è, io ricordo a tutti che solo un anno fa
nella pubblica amministrazione l'obiettivo era stroncare i furbetti del cartellino prendendo le impronte digitali. Dopo un anno, anche grazie alla pandemia, ma anche alla visione di una ministra che ha avviato questo percorso, siamo allo smart working per la cultura del risultato. Siamo finalmente di fronte all'obiettivo di dire ciò che conta non è dove sei, ma che cosa fai, che risultato ottieni, che si può essere molto più furbetti entrando in ufficio e rallentando una pratica o rispondendo al comune cittadino frasi come quelle che ho citato prima. Quindi le organizzazioni del gruppo di lavoro che abbiamo messo insieme, che sono quelle storiche del giornalismo, la Federazione della Stampa e l'Ordine dei Giornalisti, della comunicazione, la FERPI e la comunicazione pubblica, oltre a Pia Social, le università, le regioni, i comuni, le associazioni civiche, sono associazioni che vengono dalla storia. La Federazione della Stampa è nata nel 1908, le università qualche secolo prima, Pia Social nel 2017, sono riuscite con grande prova di responsabilità a trovare una sintesi in un documento di indirizzo che comunque è un tragitto che adesso abbiamo davanti. Il punto di partenza di questo lavoro non è un cambiamento di norme, ma un cambiamento di mentalità. L'obiettivo non è corporativo, qualcuno ancora lo crede, proteggere i giornalisti, proteggere i comunicatori, proteggere i digitali, no, è un problema etico, riuscire a restituire all'amministrazione la reputazione, quello che diceva prima il rettore, ai cittadini la fiducia nello Stato e ai dipendenti l'orgoglio della loro missione, perché abbiamo tre soggetti qui, un'amministrazione senza immagine, senza dignità, dei cittadini sfiduciati e dei dipendenti che hanno davvero una demotivazione che è costruita anche dall'assenza di questo dialogo e di questo riscontro. Se non è digitale, dicevo, la comunicazione oggi non è. Se non è digitale, la trasparenza non esiste. Nella legge, che pure è una legge moderna, approvata soltanto 4 anni fa, il FOIA italiano, c'è ancora una domanda che si manda all'amministrazione e 30 giorni per rispondere, che diventano 40 con gli uffici, con gli adempimenti. Nella vita reale abbiamo un oggetto con cui in tempo reale otteniamo dei servizi, possiamo tracciare la condizione del nostro pacco su Amazon, diventiamo cittadini, diventiamo clienti, non soltanto questuanti come invece questa amministrazione preistorica ci costringe ad essere. Con Recovery Fund, ad esempio, noi abbiamo una condizione inedita anche dal punto di vista storico, nessuno di noi ha vissuto il dopoguerra, o almeno l'ha vissuto per sentito dire. Allora c'era una possibilità di espansione, oggi abbiamo la stessa possibilità, è un keynesismo, è un investimento sulla domanda, ma è a tempo determinato, perché se noi non sfruttiamo questo periodo, finiremo i soldi senza avere cambiato la nostra possibilità di gestire la vita civica. Dobbiamo riuscire a passare dalla società verticale e verticistica da cui proveniamo ad una società partecipativa con delle città semplici trainate dall'intelligenza artificiale. Dobbiamo capire che questo sta già avvenendo in tante realtà del mondo privato e dobbiamo portarlo dentro il pubblico. Possiamo disporre oggi di piattaforme di condivisione globale che non erano mai state disponibili per l'umanità. Piattaforme che ci consentono oggi in tempo reale di essere connessi adesso da Perugia con tutto il mondo. Siamo qui in 50, in 60, in 100 e ci possono vedere potenzialmente tutti da qualsiasi posto del pianeta. La comunicazione è la spina dorsale di questa società partecipativa. Però bisogna fare un discorso chiaro. Senza i professionisti della comunicazione questo tipo di rivoluzione resterà un'incompiuta. Senza i professionisti della comunicazione la pubblica amministrazione continua a chiuderti fuori. A volte balbetta, a volte urla, qualche volta tace, nella maggior parte dei casi usa il linguaggio della zecca garbugli dei promessi sposi, infastidito dalle esigenze degli utenti. Bisogna tenere chiuse le finestre perché nessuno venga a disturbare. I professionisti della comunicazione nella pubblica amministrazione oggi, anche grazie al fallimento della 150 dopo i primi anni di speranza e di grande mobilitazione, sono oggi ai margini e chiunque di noi lo sa, sono ai margini. Nessuno penserebbe di investire nell'edilizia senza ingegneri, nella medicina con i laureati in lettere,
nella migliore gestione dei fondi europei, affidandola ai funzionari in esubero negli altri settori. Nella comunicazione si fa, si mette il primo venuto a gestire una casella. Non si può continuare a leggere i social come un misto fra un gioco e un pericolo, facendo vincere la pigrizia mentale e l'ansia di difendere la cittadella del potere burocratico, perdendo così la storica grande occasione del XXI secolo. Per questo dentro il documento di indirizzo, e adesso sta proseguendo il lavoro legislativo alla funzione pubblica, abbiamo inserito un'area unificata, una communication room, comunicazione, stampa e servizi del cittadino, in cui giornalisti e comunicatori lavorano insieme e fanno citizen satisfaction, primo accesso in materia di trasparenza, con un sistema di lavoro agile, in un quadro di formazione continua, con una commissione che fa monitoraggio permanente, che è del tutto mancata nel 2000, con un'apertura dell'ordine dei giornalisti alle professioni digitali e un sistema serio di controlli e di sanzioni. Vogliamo passare da illustrare le leggi ai cittadini a mettere i cittadini al centro delle policy. La legge 151, come l'abbiamo affettuosamente definita, è questo, un luogo interno dove si lavora per l'esterno, dove si hanno i vecchi ferri del mestiere, del giornalismo, che sono sempre preziosi, la notiziabilità, la gestione delle relazioni, la gestione del linguaggio, ma anche tutte le nuove frecce dell'arco comunicativo, profili social, chat, podcast, stories, live, chatbot e tutto ciò che l'intelligenza artificiale inventerà. Il front office dell'amministrazione diventa non più la periferia, ma il cuore pulsante. Molti non l'hanno capito, molti fanno finta di non capirlo, noi insisteremo finché diventerà una realtà dell'amministrazione pubblica italiana. Io credo, e concludo, che a quelli che dicono che i social sono un grande terreno, un grande far west di pericolo, chiedo che cosa sarebbero le autostrade senza il codice stradale, un posto dove tutti sfrecciano a 200 e vanno a sbattere. Ci vogliono regole, ma ci vogliono anche professionisti, persone che hanno la patente. Nessuno andrebbe in autostrada senza patente, senza codice della strada. Dobbiamo creare questo codice e queste patenti. E a chi dice che la Amazon o questo sistema del lavoro online, dell'acquisto online, è lo spettro del male? Io dico che questo avviene solo perché Amazon è monopolista. Io credo e vedo una società piena di Amazon, di app che snelliscono e sbloccano i servizi, della customer satisfaction che diventa la regola del servizio. Vedo un'altra società che in questa pandemia stiamo persino provando ad abbozzare con le resistenze di chi ha un'ansia incredibile, sembra avere un'ansia incredibile di tornare al pandemonio di prima, dove si mantiene un'economia attraverso il traffico, attraverso la congestione, attraverso la pressione insostenibile sui servizi. Vogliamo essere, come Pia Social, mi sento orgoglioso di esserlo, gli artigiani che alla fine degli anni 10 aprirono la strada alle professioni della società partecipativa che sostituisce la società verticale. E io dico, per questo dico grazie a Francesco e grazie a Pia Social, perché senza Pia Social queste mie parole sarebbero non indirizzi reali e quindi molto contrastati di riforma, ma soltanto gli innocui auspici di un convegno. Grazie.